Massimo Corrado, presidente di Go Wine, siamo alla terza edizione della Festa dei Vitigni Autoctoni qui ad Alba, la seconda dell'era Covid. Ecco, quali considerazioni dopo questi anni? Beh, ha detto bene, seconda dell'era Covid, in realtà il desiderio di fare eventi, naturalmente stando attenti alle prescrizioni che oggi sono richieste, adesso la parola d'ordine è Green Pass. Comunque è un evento che cresce, 39 vitigni tutti insieme in un evento che comunica cultura del vino e quindi consente di fare una degustazione in sé esclusiva, perché è tutto nel segno della biodiversità, cioè assaggiare attraverso 39 vitigni tante varietà che sono coltivate in tanti angoli del Piemonte, da quelle più diffuse, qui ovviamente ad Alba Nebbiolo, Barbera, Armese e altri vitigni, a quelli rari fatti a volte da un solo viticoltore. Ecco, per questa occasione, lei l'ha detto anche prima, avete introdotto l'obbligo di Green Pass. Questo ha causato una riduzione dei numeri o comunque sempre un buon afflusso di turisti? Ma guardate, di visitatori? Abbiamo trovato un buon afflusso, abbiamo trovato anche persone che hanno rinunciato, però pensiamo che questo sia la chiave per andare avanti nella sicurezza. Non possiamo dimenticare che arriviamo da un lunghissimo inverno, tantissimi mesi in cui non si sono potuti fare eventi di questo tipo. Quindi in qualche modo pensiamo che questo sia necessario per dare sicurezza alle persone che partecipano. Troviamo nella gente comunque un atteggiamento molto responsabile, sia per coloro che hanno Green Pass, sia per coloro che vi rinunciano, che accettano ovviamente quelle che sono le regole della legge. Questo non è solo un evento dedicato al vino direttamente, ma anche un'occasione per sostenere gli studi di settore. Infatti avete consegnato un contributo alla Fondazione Dal Masso. Questo è un evento che, come dire, noi teniamo molto, perché è un evento che comunica cultura del vino, ma che valorizza anche il tema della ricerca. Quindi per noi, associazione che ci proponiamo determinate finalità, è una bellissima occasione per comunicare un'idea di vino, che è poi quella del vino delle radici, del territorio, dei piccoli viticoltori, di tanti angoli dove si fa vino, in una regione come il Piemonte in questo caso, ma è un'idea più vasta che possiamo esportare in altre regioni d'Italia.